Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi, ottavo giorno della novena alla Madonna di Lourdes, meditiamo sul messaggio della terza apparizione, quello del 18 febbraio 1858. La Madonna disse a Santa Bernardetta: Vi prometto di farvi felici non in questo mondo, ma nell'altro. Con queste parole la Madonna ci insegna a non scandalizzarci della croce e delle sofferenze che sono proprie di questa vita. Gesù non è venuto per toglierci la croce, ma per aiutarci a portarla dietro di lui. La Madonna ci promette di farci felici in paradiso e ben confortati da questa certezza, riusciremo ad affrontare meglio le inevitabili sofferenze di questa vita e a sperimentare nel profondo del nostro cuore una pace inalterabile. La vita di Santa Bernardetta è stata tutta una serie di croci, ma ella non si ribellava mai. Una volta vista la Madonna, diceva la giovane veggente, si desidera soltanto morire per poter andare in paradiso a vederla di nuovo per tutta l'eternità. Viene perciò da ripetere con San Francesco d'Assisi Tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. Solo in paradiso saremo pienamente felici. Su questa terra ci sono sì delle rose, ma ci sono anche tante spine. La vera gioia è quella soprannaturale, è la gioia che solo Dio ci può donare e che, sola, può riempire il nostro cuore. Le gioie mondane, invece, ci stordiscono, ma lasciano il nostro cuore più vuoto di prima. La grotta di Massabiel era stata per Santa Bernardetta un piccolo angolo di paradiso. Lì aveva assaporato la felicità più pura. E lei stessa, quando viveva ancora a Lourdes, un giorno disse «Provo troppa gioia quando vado alla grotta». Una volta entrata in convento, volle vivere nascosta, protesa a quella felicità promessale dalla Madonna. Scrisse così nelle sue note «Farò consistere la mia felicità nel vivere dimenticata, unita con Dio solo». E così visse, umile e nascosta. Poi, quando giunse la malattia che la condusse alla morte, fu costretta a rimanere in infermeria. Santa Bernardetta chiamava quella stanza dell'infermeria la sua cappella bianca, dove rimaneva unita Gesù nella sofferenza. Ebbe una grande gioia quando una consorella le portò un grande crocifisso. Un dono che aveva spesso desiderato, ma di cui non aveva mai manifestato il desiderio. Così scrisse alla donatrice: Non so come testimoniarvi la mia viva riconoscenza per il bel crocifisso che avete avuto la bontà di inviarmi. Non vi posso esprimere la felicità che ho provato nel vederlo. È da molto che desideravo un grande crocifisso da appendere a fianco del mio letto, sicché, quando me lo hanno portato, l'ho abbracciato dicendo che la mia cara madre Sofia era proprio stata ben ispirata. Ho avuto il permesso di tenerlo per me. Col mio crocifisso mi sento più felice sul mio letto che una regina su di un trono. La Madonna aveva portato la sua figlia prediletta a Gesù, e così Santa Bernardetta saporava le sue più intime gioie in due esercizi spirituali che faceva dal suo letto di infermeria l'adorazione di desiderio e l'unione a tutte le messe che venivano celebrate nel mondo. Durante le lunghe notti, Santa Bernardetta, oltre che a recitare il rosario, si teneva in adorazione, come se si trovasse in presenza del tabernacolo. Le era stata cucita alle tendine del letto un'immagine che rappresentava uno stensorio e lei diceva: Sono felice nelle mie ore d'insonnia di unirmi a Nostro Signore. Uno sguardo su questa immagine mi infonde il desiderio e la forza di immolarmi quando sento maggiormente l'isolamento e la sofferenza. Riguardo all'unione di Santa Bernardetta alle messe che venivano celebrate nel mondo, riferisce un sacerdote. La grande felicità di Bernardetta è di associarsi con il pensiero ai santi sacrifici che in quel momento si celebravano in tale o in tal altra parte del mondo. Nel 1872 o 1873 Santa Bernardetta aveva scritto su di un foglio volante una specie di poesia a Gesù in cui si traducono le aspirazioni del suo cuore. Abbiate pietà della vostra piccola serva che malgrado tutto vorrebbe diventare una delle vostre più grandi amanti. Nel seguir voi solo farò consistere la mia felicità per vivere con voi solo, sola e dimenticata, per poter meglio amarvi. Infine confidava queste ardenti espressioni alle ultime pagine del suo diario intimo Niente più mi interessa, tutto per me nulla all'infuori di Gesù, non c'è luogo né cosa né persona né idea né sentimenti né onori né sofferenza che possano rivolgermi contro Gesù. Lui per me l'onore, il fascino, il cuore, lo spirito, colui che amo, la patria, il paradiso ormai, il mio tesoro, il mio amore, Gesù e solo Gesù crocifisso costituisce tutta la mia felicità. E ora, cari fratelli e sorelle, dopo queste stupende parole di Santa Bernardetta, terminiamo con la preghiera della novena. O Vergine benedetta, immacolata Maria che diceste a Bernardetta che l'avreste fatta felice non in questo mondo, ma bensì nell'altra vita, fate che io viva distaccato dai beni caduchi di questo mondo, e ponga la mia speranza solo in quelli del cielo. Ave o oh Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. E per intercessione della Beata Vergine Maria di Santa Bernardetta vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.